Buonasera, stasera parliamo di un fumetto, un romanzo a fumetti, La ballata del mare salato di Ugo Pratt. In realtà non è semplice parlare di quest'opera, perché è un'opera che possiamo giudicare a tutti gli effetti letteraria. In quanto mentre il fumetto di cui avevamo parlato la volta scorsa, Sandokan è la riduzione da parte di Mino Milani del romanzo di Salgari, disegnato da Ugo Pratt, ma ridotto, cioè la trasposizione in fumetto di un romanzo che nasce come romanzo, appunto, e poi è stato ridotto perché negli anni 60 era un po' l'idea di trasformare i libri in fumetti, perché il fumetto doveva avere sempre una valenza educativa. E quindi io, I Promessi Sposi, Le Corriere dei Piccoli, facevo tutta una serie di edizioni di libri trasposti a fumetti, anche se in realtà non si può trasporre un libro in un fumetto, ma non si può trasporre un libro in un film, cioè verrà sempre un'altra cosa. Ma questa è un'altra storia. Mentre quest'opera qui è nata direttamente come fumetto. Questa è l'edizione Rizzoli Lizard. Avevo già detto che la Rizzoli Lizard è la casa editrice creata da Ugo Pratt, che detiene oggi i diritti d'autore di Corto Maltese, detiene la Kong SA, Lausanne, perché Ugo Pratt è morto in Svizzera. E Kong sta non per Congo, ma Corto Maltese Organica, beh, sarà per gli eredi. Comunque, la Lizard è nella Rizzoli, è dentro la Rizzoli, quindi l'avrà rilevata la Rizzoli. E quelle della Lizard originali sono bianche, queste della Rizzoli Lizard hanno questa parte qui, la costolina marrone, ma insomma è esattamente la stessa cosa. È la edizione migliore, costa neanche tanto, io l'ho pagata 14 euro, considerate un fumetto in edicola. Pensate, questo fumetto, che è anche un bel fumetto, Sherlock Holmes e Moriarty vive ancora, l'ho pagato 5,90 euro, quindi 6 euro, quindi voglio dire 6 euro qui e 14 euro in 55 pagine, ma a parte non è che stiamo a fare dal macellaio un tanto al chilo, è la qualità dell'opera che è indubbiamente superiore. E io ho anche l'edizione che uscì nel 2001, no, boh, no, 2017 credo, non mi ricordo più. Io, La Repubblica nel 2017 mi sembra fece due edizioni, 2017, sia di Ugo Pratt che di Andrea Pazienza, e quindi io cioè questo è il cartonato, costava nel 2017 10 euro. Ora, tra le due edizioni, in realtà la migliore è questa, anche se apparentemente sembra meno appariscente. Ma perché? Perché qui le vignette sono molto più grandi, in quanto che qui ci sono due strisce, mentre qui vedete ce l'hanno messe tre. Ora, se metto tre strisce in una pagina, è ovvio che devo rimpicciolire le vignette. Guardate, vedete, faccio vedere, le stesse strisce sono esattamente identiche. Ovviamente dicevo, che ci fai lo stesso fumetto due volte? Non si vede tanto, ma insomma vedete che sono perché da 250 pagine le hanno ridotte. Nel cartonato sono 29 introduzione, 200 e sono 191 pagine, meno 29, circa 160 pagine e qualcosa. No? Però per fare da 255, 51, 55 pagine, 160 e qualcosa, è ovvio che in ogni pagina ci devono stare più vignette, e questo, se più vignette devono stare in ogni pagina, devono essere rimpiccolite.
E questo, insomma, anche perché alcuni particolari sono importanti, ecco, insomma, questa è la... Qui veramente Corto Maltese sul mare, insomma, è molto piccolo, perde un po' della spettacolarità della cosa. Insomma, è un pochino più grandicello, quindi almeno per i ciecati come me va meglio. Dicevo, questa colorazione, sì, vabbè, una colorazione industriale, non è che... Dice, vabbè, allora questa non va... No, questa è importante, soprattutto perché c'ha gli acquarelli, vabbè, edizione... C'ha vari acquarelli di Hugo Pratt, perché Hugo Pratt era... Potremmo definire un grande pittore, un grande acquarellista, no, faceva tele, ma... Questi acquerelli meritano insomma di essere visti, eccetera. Sì. La passione per le divise, insomma, dei fumetti militari, vabbè, questi sono gli acquerelli, poi c'è ognuno di questi fumetti, questi, cioè, qui c'è, ovviamente sono tutte. La Repubblica L'Espresso pubblicava tutte le opere di Corto Maltese, ma di Ugo Pratt, scusate, ma io ho preso solo Corto Maltese. E lascia perdere le altre, e questi sono gli acquarelli di Khan e Pandora, che sono i due protagonisti di questa storia. Khan e Pandora, o i co-protagonisti, perché dice, ah, ecco, poi volevo dire il pregio di questa edizione, a parte gli acquarelli, scusate, c'è l'ottima prefazione di Luca Raffaelli, credo, sì, Raffaelli, che ci narra un po' la storia dell'edizione qui. Vediamo Ugo Pratt a Genova quando Florenzo Ivaldi gli creò uno studio, una casa editrice, gli creò la rivista Sergente Kirk, quindi un'ottima introduzione di Luca Raffaelli. C'è l'introduzione anche di Patrizia Zanotti, che era la colorista di Ugo Pratt. Qui vedete una foto di Ugo Pratt, ma vi è soprattutto il motivo per cui questa edizione è questo bellissimo acquarello di Ugo Pratt, scusate, è Corto Maltese, classico, ma vi è la ottima e bellissima introduzione di Umberto Eco, Geografia imperfetta di Corto Maltese. Umberto Eco ha scritto un'introduzione a Ugo Pratt e Corto Maltese. Come si può scrivere un'introduzione ai Promessi Sposi, e Ugo Pratt lo ha fatto cosciente, sì, Ugo Pratt, Umberto Eco l'ha fatto coscientemente, ben sapendo, sfatando il mito che un'opera come questa sia un fumetto adatto per poveri rimbambiti che leggono i fumetti. Questa è un'opera che Umberto Eco ha letto, ha commentato esattamente come un romanzo, perché questo è un romanzo disegnato. Ugo Pratt non si faceva chiamare autore di graphic novel. In inglese fa schifo, scusate, ma si chiamava fumettaro perché ovviamente talmente la consapevolezza di essere così grande che non gliene fregava granché. Ora, qui partiamo subito, vabbè, questa edizione della Lizard e della Rizzoli Lizard apparentemente sembrerebbe il protagonista Corto Maltese, ma non è così. Cioè, Corto Maltese ovviamente c'è, è la prima volta che appare, anche qui si capisce meglio, cioè qui Corto Maltese sì in primo piano, ma dietro vi sono Rasputin e Pandora, perché questo non è... Allora, riassumiamo velocemente, questo sarà un video un po' lungo, ma perché è che vi racconto la storia ballata del mare salato, leggetevela. Cioè, come se raccontasse la storia dei Promessi Sposi. Sì, c'è Renzo, va a sposare Lucia, arriva da Rodrigo, vabbè. No, dicevo, non è molto... Voglio dire, ma cerchiamo di analizzare alcune cose. È un'introduzione... Allora, nel 1967, siamo un anno prima della contestazione studentesca giovanile. Come ci dice il buon Luca Raffaelli, che fa una buona introduzione,
Ugo Pratt, che nel 1947 aveva creato Asso di Picche, che era una rivista veneziana, poi emigra in Argentina dove con Héctor Oesterheld lavora, Esther, non ho, la pronuncia per la scrive, Esther è il creatore dell'Eternauta, uno dei capolavori del fumetto legato ai desaparecidos, tutta una storia molto, cioè, molte cose che non si potevano dire in romanzi seri, diciamo così, nell'Eternauta c'è questa storia di questo personaggio che rimane solo in questo paesaggio di morte. È ovvio che Esther allude ai desaparecidos argentini. Ma comunque, Esther sceneggia il sergente Kirk, che è il personaggio più famoso prima di Corto Maltese. Dopo 13 anni va a Londra e lavora fra Fleetway. Fleetway faceva la serie eroica, ora la serie eroica io non ce li ho. Quando negli anni 70 si trovava ancora in edicola, ma io non ero un grande appassionato della serie eroica perché erano dei. Forse potete recuperare in qualche mercatino dell'usato, ma erano dei fumetti di guerra della seconda guerra mondiale, quindi di battaglie, insomma, c'era un gruppo di eroi che conquistava una postazione. E nella Fleetway lui lavora questo qui finché, ma senza grande soddisfazione. Comunque, con Ugo Pratt era abbastanza bravo con le divise, vedete, insomma, e quindi la serie eroica era il pampero sui denti. Nel 1962 torna in Italia, collabora con il Corriere dei Piccoli, che cercava un po' di sdoganare il fumetto da quel ancora oggi. Beh, ci sono gli appassionati fumetti e vabbè, i fanatici come io sono fanatico, ma non sono un collezionista. Cioè, a me piace leggere i fumetti come questo. Ce l'ho addirittura due copie della Ballata del Malesalato, ma perché è un fumetto che mi piace, però non sono di quelli che se non c'ha il numero 400 di Dylan Dog esce nei pazzi. Beh, io ho smesso di comprare Dylan Dog nel 398 perché non mi piacevano le storie. E per me appunto, cioè, se le storie sono così, mentre mi ricompro le vecchie ristampe, queste qui, e va bene, per leggere così. Cioè, a me piace leggere i fumetti, poi il collezionista è un po' diverso. Il collezionista è. E credo che le case editrici, visto che i ragazzini non leggono più fumetti, si buttino più sui collezionisti, ma questo sarebbe un altro discorso. Dicevo quindi che il Corriere dei Piccoli cercava un po' di sdoganare il fumetto da opera, insomma, per celebrolesi, tipo il camionista che legge Tex, il bambino che legge Topolino, il maniaco sessuale, no, non so, che leggeva Crimine Satanic, perché erano considerati fumetti erotici oggi. Se vi faccio vedere storie di Crimine Satanic, vabbè, c'era un fumetto per adulti. Vabbè, erano gli anni 60, ecco, vabbè, altra epoca, altro mondo. E vabbè, loro cercavano di mostrare che insomma, molto faticosamente, per cui facendo anche trasposizioni, e Ugo Pratt si avvicina a quelle piccole, finché nel 67 finché Florenzo Ivaldi, che era un imprenditore genovese, apprezza così tanto Ugo Pratt, perché non aveva poi creato, sapesse, bravo, bravo, non è che fosse l'autore dei fumetti, perché siamo prima, però Florenzo Ivaldi aveva visto giusto, e va a Venezia, lo invita, dice tu vieni a Genova, io ti finanzio tutto e basta, tu mi crei una rivista. Ci metti, recuperano i diritti del sergente Kirk, che ovviamente erano di riviste argentine, e ripubblicano opere che nei 13 anni passati nell'Argentina Ugo Pratt aveva composto, c'era le opere prime, precedenti, Anna della giungla, perché non è che ha fatto solo Corto Maltese.
Corto Maltese, poi scusate, ora, gli scorpioni del deserto, Anna della giungla, Go Pratt, poi guardo un attimo, perché non, questa mi sfugge sempre, questa storia. Un po' dimenticata, ma andrebbe anche riletta. Ah, Cato Zulu. Cato Zulu era, vabbè, non, comunque sempre legata al mondo colonialista inglese, anglosassone, però in realtà nel 1967 sul sergente Key che inizia a pubblicare questo personaggio che fisicamente è l'alter ego, come nota giustamente Umberto Eco di Hugo Pratt. Però anche il sergente Kirk era stato un po' ricalcato su Hugo Pratt, perché se vediamo la foto, questa non è più giovanissima, ma se vediamo questa foto, gli abbiamo un po' di chili, è Corto Maltese. E nasce questa storia, e qui bisogna dire che se voi leggete Corto Maltese, tutte le storie dopo, tipo Tristan Bantam, che sono le prime opere pubblicate con la PIF francese, Il segreto di Tristan Bantam, Appuntamento a Bahia, Samba, Tiro fisso, Un'aquila nella giungla, riparleremo. Beh, tutte queste opere presuppongono questa, ma questa non ne presuppone le altre. Cioè, se voi leggete Tristan Bantam dovete comunque ripartire da qui, ma se leggete solo questa, diceva che questa è la prima. No, perché questa era pensata come storia autoconclusiva. Cioè, Corto Maltese non era nato per essere un eroe seriale, era un romanzo a fumetti e finiva lì. E infatti non è il protagonista, cioè questo non è il protagonista, quindi questa è un'immagine ingannevole. I protagonisti sono diversi, anzi forse se iniziamo ad analizzare l'opera, questa è la... essendo un romanzo disegnato, si presuppone... Parte con una lettera che uno sconosciuto Obregón Carranza dal Cile invia a Florencio Ivaldi, che è il finanziatore di Ugo Pratt, è un po' un omaggio a quello che poi ci ha messo i soldi. Florencio Ivaldi non è mai stato, cioè, forse deve essere ringraziato di più da tutti noi, perché senza di lui probabilmente Corto Maltese sarebbe nato lo stesso, però con qualche difficoltà in più. Quindi questa lettera, in questo Obregón Carranza, immagina che i due, alcuni discendenti o parenti di Cain e Pandora, che sono due protagonisti della ballata, questo è Pandora e questo è Cain, questo biondo sopra, abbiano dato a Ugo Pratt delle lettere che ricostruiscono questa storia, che si muove tra il 1913 e mi sembra il 1915, quando poco dopo che la flotta tedesca nel Pacifico di Von Spee, che è citato qui, viene affondata alle Malvinas o alle Falkland. Quindi è una storia che parte di 2 anni. Quindi sì, queste lettere ritrovate da Ugo Pratt e da Florenzo Ivaldi, e siamo nel 1900, la lettera è firmata nel 1965, e qui c'è una lettera di Pandora in cui si dice che appunto chiede che Cain venga a trovarla perché lo zio Corto, lo chiamo zio Corto, capite? È molto vecchio ed è anche molto triste perché è morto Tarao. Quindi la storia, nella lettera iniziale c'è anche la fine di Corto Maltese, cioè si presuppone che Tarao, che è un altro di quei protagonisti, è mai già morto, e quindi si presuppone che Corto Maltese sia molto vecchio e stia per morire. Quindi questa storia è autoconclusiva. Tanto che il Corto Maltese che appare qui non è esattamente il Corto Maltese che apparirà negli altri Corto Maltese. Qui è un coprotagonista. Perché, e cominciamo subito ad analizzare il testo, guardate come Ugo Pratt impagina questa lettera, è la stessa impaginazione della prima pagina dei Promessi Sposi, con, certamente, con le incisioni di Gonin, dove
Intorno al testo sono raggruppati tutti i protagonisti dei Promessi Sposi, Don Rodrigo, eccetera, eccetera. Ugo Pratt fa la stessa cosa, ma e ci mette poi il vero protagonista. Vediamo il monaco, che è il protagonista. Vediamo delle maschere tribali, delle effigie dei Maori. Il sergente Sluter non lo vediamo, ma il sommergibile tedesco. E quindi ci so è l'oceano, che è poi il vero protagonista di questa storia, potremmo dire, uno dei coprotagonisti, perché anche il mare ha una sua parte. Ora, questa storia del manoscritto ritrovato, eccetera, è perché Manzoni parte esattamente così. Ora, in tutte le case italiane sicuramente c'è un Promessi Sposi, quindi vabbè, interverrei in discorsi che non ci voglio entrare. Sì, diciamo che tutti gli italiani hanno a casa loro una Divina Commedia, un Promessi Sposi, sicuramente, sono strasicuro di questo. E i Promessi Sposi, c'è un'introduzione in cui Manzoni dice di aver ritrovato un manoscritto, un libro, un vecchio libro del Seicento, in cui c'è narrata la storia di Renzo e Lucia, e questo crea un effetto realistico alla storia, cioè non me la sono inventata io, ovviamente è falso. Lo stesso procedimento è più antico, insomma, su per giù lì, è usato da uno scrittore francese, Gérard de Nerval, finito in manicomio, vabbè, è bellissimo, bellissimo poeta, vabbè, diciamo, questa è un'altra storia, che nelle Figlie del Fuoco anche lui c'è un libro perduto in cui ci sono narrazioni del 1700. Umberto Eco, che viene dopo Ugo Pratt, e quindi possiamo anche dire che Ugo Pratt ha insegnato a Umberto Eco, detto così. No, perché il libro del Corto Maltese è del 67, dico libro perché è un libro. Il nome della rosa credo sia uscito negli anni 80. Controllo, ma nel 1900, no, della rosa Umberto Eco. O negli anni 70, 1880. Quindi il nome della rosa, che riprende lo stesso meccanismo, possiamo dire che Umberto Eco ovviamente ha ripreso da Gerard de Nerval e da Manzoni, infatti non. Però Ugo Pratt anche lui aveva ripreso, però prima, anche il nome della rosa, la storia medievale è stata ritrovata in un libro, io l'ho letto un po' d'anni fa, in cui, insomma, Umberto Eco fa finta di trovare questa antica cronaca, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, non è una storia scritta per poveri strullini, è una storia che ha il suo perché. E nella buona introduzione di Umberto Eco, che io ovviamente citerò, io non so Umberto Eco e quindi, prima di andare, diciamo che nella prima tavola, cioè questa è l'introduzione, il cappello, nella prima pagina la voce narrante è l'Oceano Pacifico, che è uno dei protagonisti della storia, quindi non c'è un protagonista. Non si chiama La ballata di Corto Maltese, La ballata del mare salato ovviamente rimanda un altro libro abbastanza famoso ai tempi, in alcuni tempi, almeno in ambito anglosassone, che è La ballata del vecchio marinaio di Coleridge, che infatti appare nel libro. Vedete qui, vediamo, Kyle che legge La ballata del vecchio marinaio. C'è qui una cosa quasi alla Borges, c'è cioè nella ballata del mare salato, c'è Caine, però lì si legge la ballata del marinaio, con tradito in traduzione italiana, come fa notare Umberto Eco. E quindi i riferimenti sono diversi. I libri che vengono citati sono tutti libri abbastanza importanti. È un testo letterario. Ora, se noi leggiamo l'introduzione di Umberto Eco, che vi consiglio di leggere come lettura, nella sua breve nota introduttiva all'edizione 1991,
della ballata, ma sarà Tugo Pratta dice che il suo interesse per i mari del sud nasce dal Laguna Blu di Verse Stackpole. E la memoria, cioè, Laguna Blu era un film che io che dovevo, ma in realtà dice Umberto Eco, io Laguna Blu con Colto Maltese non ci vedo niente. E quindi Umberto Eco, che è un critico piuttosto sospettoso, giustamente dice vabbè, sarà anche così, ma comunque può darsi. E Thomas Merton diceva di essere divenuto cattolico leggendo la storia dell'apostasia di Joyce nel ritratto del giovane artista, dell'artista come John Moore, A Portrait of Artists Young Men. Ma dice Umberto Eco, e questa frase andrebbe sempre sottolineata in qualsiasi antologia o letteratura, ma io non mi fido degli autori, che sovente mentono, mi fido solo dei testi. Ovviamente è una corrente interpretativa testuale del Novecento in cui fino all'Ottocento si prediligeva l'autore, cioè Leopardi ha scritto a Silvia, eccetera. Questa corrente ermeneutica testuale, no, prende avvio dal testo a prescindere completamente dall'autore. Cioè il testo ci dice dell'autore, ma non è, cioè non dobbiamo partire dall'autore per poi arrivare al testo. Il testo già ci dice tutto. Quindi Ugo così, e Umberto Eco analizza il testo come se fosse un testo letterario e nota alcune cose che noi possiamo notare assieme a lui. Dice: ora i personaggi della ballata leggono altri libri, cioè, siamo sempre nella finzione della Borges, quello dentro il libro che legge un libro, come poi ripreso anche da Calvino, il Carriera Inesistente, insomma. Lo scudo del Carriera Inesistente, uno scudo dentro uno scudo, dentro uno scudo, all'infinito. Allora, Pandora appare dolcemente appoggiata all'opera Omnia di Melville, che potevamo non citare Melville, Moby Dick, e Caine legge Coleridge, autore di un'altra ballata, quella del vecchio marinaio. Tra l'altro la trova in edizione italiana e con Melville la trova a bordo di un sottomarino tedesco. Strano, il sergente Slutter. Dice, vabbè, perché in alcuni libri sono, non è tutti sono, cioè vabbè, dice, vabbè, questo l'ha fatto per facilitare il lettore italiano. No, l'ha proprio citata perché, per esempio, Rasputin, che sta all'inizio del romanzo, sta leggendo, legge: Voyage autour du monde pour la fragadura la boule boudaise la flûte l'étoile, che è in edizione francese. Cioè, Rasputin sta leggendo un libro in francese. Non è stato tradotto in italiano e quindi se Ugo Pratt l'ha messa la ballata del vecchio marinaio, forse perché voleva specificare al lettore che erano dei punti chiave. Ma Rasputin legge, appunto, si citano vari libri, tra quali l'edizione del 1771. Ora Umberto Eco fa tutta un'analisi dei luoghi e dei paesaggi in cui si muovono i protagonisti di questo racconto. Io non ci insisterei perché ovviamente io non sono Umberto Eco e quindi tutte le questioni sui meridiani paralleli diventerebbe una cosa un po' noiosa. Però quello che ci fa notare Umberto Eco, i libri dentro la ballata ci sono e appaiono spesso. Appaiono nella biblioteca che lascia quando il sergente, il tenente Slutter muore, lascia la sua biblioteca a Caine, che è uno dei protagonisti, e indietreggiamo tra i libri che legge il sergente, essendo tedesco, Rainer Maria Rilke, Poem, Shelley, due libri di Shelley, Adonis e poesia non riesco a leggere bene, comunque sono libri di romantici. Rilke e Shelley, che è uno dei poeti romantici. Shelley era amico di Byron, quindi queste citazioni non sono messe a caso. E appunto troviamo Caine che legge, appunto, cita la ballata del vecchio marinaio, non si capisce perché il sergente Slutter, che è un tedesco, debba avere la traduzione italiana. Capisco che, mentre le poesie di Shelley, che è un altro poeta inglese, sempre,
romantico inglese siano in inglese. Vabbè, misteri della ballata del mare salato. Infatti Umberto Eco comunque ci fa vedere quindi dei testi che vengono citati, non sono testi insomma, da scalcagnati. Quindi dice Umberto Eco, tratta la fa molto semplice, ma in realtà il testo è molto più complesso e si cita addirittura Euripide Medea, perché tra i testi non citati sicuramente, ma presenti, qual è la storia ballata mai salato? L'Oceano Pacifico racconta appunto la storia di questo gruppo di pirati, tra cui vi è Rasputin, che è il sosia del monaco russo siberiano alla corte degli zar, un assassino psicopatico, ma con la sua simpatia, e poi che recupera Pandora, sì, Pandora, Gronesvur, non mi ricordo il nome, non mi verrà mai da dirlo in inglese, Gruvesnur, che è una ricca famiglia australiana e australiana, che è praticamente una delle più importanti famiglie del Pacifico, raccoglie Pandora, che è questa ragazza qui, e suo cugino Cain. Che è questo qui, che hanno avuto anche loro un naufragio per il Deus Ex Machina. Come una tragedia che l'Oceano Pacifico ha scatenato un'immensa tempesta che ha distrutto lo yacht in cui navigavano Cain e Pandora e che vengono raccolti per questo dal pirata Rasputin, che non è lavora da solo, ma lavora in collaborazione. Corto Maltese, che appare qui a pagina 14 dell'edizione, la prima volta che appare legato a una zattera ed ha ancora l'aspetto un poco cortomaltese con la barba e ovviamente le citazioni dei classici greci sono alquanto notevoli. Qui l'eroe su una zattera abbandonato che va alla deriva, naufragio, è Ulisse, perché tutti sappiamo che Ulisse, nell'Odissea, dopo i primi quattro libri della Telemachia, dove c'è Telemaco, dice: Babbo, dov'è finito? Sono 20 anni e non si vede. E va a Sparta, interroga Menelao, e poi troviamo Ulisse che è su una zattera che è fuggito dalla ninfa Calipso e poi atterrerà, sbarcherà nell'isola dei Feaci. La citazione non è casuale, cioè non dovete pensare, dice vabbè, è un caso. E in questo caso, Corto Maltese, che in persona è un personaggio odisseo, all'Odisseo. Negli anni 70, mi sembra, c'è fu anche un bellissimo sceneggiato, l'Odissea, non mi ricordo se precedente o ma credo posteriore, ma va bene. E cosa fanno questo gruppo di allegri pirati? Rasputin è un feroce assassino che cattura una nave. Ora io vi sto spoilerando usando questo termine orripilante, ma cosa volete dire? Cioè, spoilerare, io cosa vi spoilero? L'Odissea, la ballata del mare salato. Sono testi letterari che potete leggervi tranquillamente, cioè voglio dire, un'opera pubblicata nel 67. Il feroce Rasputin uccide tutti i marinai di questa nave olandese catturata perché deve rifornire di carbone la flotta tedesca che da lì a poco rimarrà isolata nel Pacifico, perché la storia inizia il 1 novembre, giorno dei morti o dei santi del 1913. Quindi i tedeschi si stanno organizzando per continuare una guerra corsara nell'Oceano Pacifico. Tutto questo è assolutamente vero, non è inventato Ugo Pratt, quindi è un romanzo storico, anche come I Promessi Sposi. Questo è un romanzo storico, I Promessi Sposi ci stanno tutti.
Quindi, come nei Promessi Sposi, ci sono personaggi reali, von Spee, che era l'ammiraglio nel Pacifico, nelle colonie di Nuova Guinea dell'impero del Germania del Kaiser. Von Spee mi sembra che ora io proseguì una guerra, diciamo, personale come di corsa vuol dire da corsaro, eh. Amore l'8 dicembre 1914. Von Spee, che viene citato qui come colui che assolda questi pirati, anche se poi manderà il suo ufficiale Galland, perché sapendo benissimo che gli inglesi, appena scoppiata la guerra, avrebbero occupato tutte le colonie tedesche, sia in Africa che nell'Oceano Pacifico, quindi ha bisogno di rifornimento di carbone, perché le navi andavano a carbone, e quindi assolda questa banda di pirati. Von Spee, all'inizio della prima guerra mondiale, riesce a fondare due navi inglesi, ma verrà sconfitto l'8 dicembre 1914 dalla superiore flotta inglese, che all'epoca era l'Inghilterra Regione Mare, sempre in un arcipelago che ha avuto, insomma, è stato conteso anche negli anni Ottanta. C'è stata un'altra guerra in quell'arcipelago, le Malvinas o le Falkland, perché è stato conteso da inglesi e argentini, geograficamente argentino, le Falkland, per quanto possiamo essere fili inglesi, sono davanti all'Argentina, però la popolazione, colonizzazione in parte quasi tutta inglese, e quindi anche negli anni 80 l'Argentina e Margaret Thatcher, ci fu una guerra delle Falkland che fu anche questa volta vinta dagli inglesi, ma nel 1914 alle Falkland fu sconfitto l'ammiraglio von Spee, che divenne un eroe per i tedeschi, per gli inglesi un po' meno, e un eroe anche durante il nazismo. Gli dedicarono anche una nave da guerra che poi ebbe vita breve perché anche la seconda guerra mondiale i tedeschi la persero. Quindi, voglio dire, la storia è assolutamente è un romanzo storico. Rasputin, corto maltese, che è un pirata in questo caso. Sì, Rasputin, vedete Rasputin e corto maltese che si affrontano, ma sono due pirati al servizio di questo misterioso monaco, che è il capo di questi pirati, che imperversa tra le isole Figi e la Nuova Guinea, e come tutti i pirati ama i travestimenti. Questo pirata è vestito da monaco, non vedremo mai il suo volto, e qui si cita un romanzo gotico inglese, The Monk, il monaco di Lewis. Si citano un'infinità di roba qui, e il monaco travestito da monaco, ma ovviamente non è un monaco vero, si presuppone che abbia il volto coperto perché ovviamente quando moriva uno di questi monaci veniva sostituito da un altro che, assumendo lo stesso costume, ne continuava e dava agli indigeni l'idea di che questo monaco fosse immortale, creando un'area di superstizione e magia. Questo monaco è un'invenzione ovviamente di Ugo Pratt, a meno che io vi... vabbè, qui entreremmo un altro mondo che lasciamo perdere. E anche Umberto Eco, ci sono due spiegazioni della storia del monaco che Ugo Pratt non ci dice qual è quella vera, lascia al lettore la scelta, quindi è un'opera molto alla Borges in questo caso. Ma il fatto che i pirati amassero travestirsi e usare costumi un po' spettacolari, è testimoniato dalla storia dei pirati Blackbeard, Barba Nera, che aveva tutto questo immenso barbone con le treccine che serviva a spaventare i nemici. Lo stesso idea è del monaco. Il monaco, notiamo che non riapparirà più, cioè molti di questi personaggi, per questo è un'opera autoconclusiva, perché molti di questi personaggi
non riappaiono più nei successivi corto maltesi. In Tristan Bantam vengono introdotti il professor Steiner, ma il monaco non riappare più, sparisce definitivamente. Questo per creare uno stacco tra questo corto maltese e gli altri. Rasputin, che è un perfetto antagonista, ma antagonista per modo di dire, perché è anche amico di corto maltese, riapparirà perché è un cattivo troppo bello da lasciarlo sprecato. Pandora non riappare quasi più a parte nei sogni di corto maltese. Cain riappare in alcune storie di guerra. Ma molti, quasi tutti i protagonisti di questa storia sono di questa storia. Lo stesso corto maltese non avrebbe dovuto in teoria andare oltre. Guardate l'immagine gotica del monaco, questo misterioso pirata, che dicevo quindi è una storia a cui, come I Promessi Sposi, un romanzo storico. E in questa storia si intreccia appunto storia e fantasia. Qui Galland, che è il luogotenente di Von Spee, la bandiera tedesca, cioè questa è la bandiera tedesca del Kaiser Guglielmo, che non c'entra nulla con i nazisti, anche se alcuni la scambiano per un'immagine nazista, ma in realtà è precedente, perché era la bandiera della Germania imperiale. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque l'aquila come l'aquila imperiale. Quindi in questo caso uno degli altri dei protagonisti, dei vari protagonisti che avrà una fine molto tragica, è il tenente Schlüter, che Galland e quindi Von Spee lasciano in compagnia del monaco. Ecco, questo Schlüter anch'esso è uno dei protagonisti, morirà in questa storia. Vabbè, vi sto spoilerando, chi se ne frega, c'è una storia ormai, diciamo così, ha più di 50 anni, quindi lasciamo perdere. Schlüter, che viene costretto dall'ammiragliato tedesco a collaborare con i pirati, è il personaggio più tragico di tutta questa storia. Quindi si trova, è un marinaio di carriera, guida un sommergibile, perderà tutto il suo equipaggio e alla fine lui stesso sarà fucilato perché viene costretto dalla Germania a fare il corsaro, ma catturato dagli inglesi sarà fucilato come pirata. E quindi Schlüter alla fine dirà questa, prima di morire, dice: vabbè, come mandava male, perché se non obbediva agli ordini del Kaiser mi fucilavano, ma obbedendo agli ordini del Kaiser mi fucilavano i tedeschi, ma avendo obbedito agli ordini del Kaiser mi hanno fucilato gli inglesi. Il tenente Schlüter ha la fisionomia di un biondo autore di fumetti che è legato ai tedeschi, ma in maniera. Le citazioni sono Ugo Pratt, poi è un genio. È Bonvi che ha creato le Stormtrooper, che Bonvi era proprio, se vedete le foto, era proprio fisicamente così, quindi viene anche creato con il fisico di Bonvi. Questa è la fucilazione di Schlüter da parte degli inglesi, che ha fatto saltare in aria una nave inglese, ma come soldato tedesco era suo dovere. E quindi è il personaggio tragico, quindi è una. Infatti in questa immagine Schlüter dice: io avrei anche potuto oppormi agli ordini, ma significava andare contro il sistema, le tradizioni e tutte le altre idiozie. E poi dice, ecco, anche il cappellano, tutto fa parte del gioco. È un romanzo molto anarchico questo di Corto Maltese. Gli inglesi mi fucilano perché ho obbedito agli ordini del mio comandante. I tedeschi mi avrebbero fucilato se non avessi obbedito. L'importante è che ci sia il cappellano. Quindi è un romanzo anche abbastanza antimilitarista sui rapporti. È
Perché alla fine questo gruppo di pirati, che sono sì pirati, ovviamente uccidono, massacrano, ma lo fanno da pirati prendendosi la loro responsabilità. Gli inglesi che fucilano Schlüter, che è semplicemente un soldato tedesco che ha fatto fare una brutta figura agli inglesi, viene fucilato per far fare bella figura alle autorità inglesi, alla famiglia dei Grosvenor, scusate. E capite, appunto, io vi ho la storia, quindi è il gruppo di pirati, tra cui è tutta questa storia. Cain che, insomma, io qui potrei starci l'ore. Cain che finisce in un gruppo di pirati, no, cioè che finisce in un gruppo di pirati, il tesoro, c'è sempre un tesoro, ovviamente. Arrivederci amici, arrivederci, è la stessa storia dell'Isola del Tesoro di Stevenson, che era un libro molto caro a Ugo Pratt, perché il padre, prima di morire in un campo di prigionia francese, perché il padre di Ugo Pratt, Romualdo, non mi ricordo, Pratt, di famiglia inglese, di origini anche inglesi, gli lascio questo libro con questa dedica: spero che anche tu possa trovare il tuo tesoro. E qui è come se rispondesse al padre: il mio tesoro è stato all'avventura. Quindi Cain, che ha questo nome piuttosto, Cain e Pandora, anche qui i nomi non sono scelti a caso, sono da tragedia greca, e tutto assume l'aria di una tragedia greca. Poi spiegherò anche perché, l'ha notato anche Umberto Eco. Dicevo, Cain che si trova in un gruppo di pirati, tra i cui un pirata un po' più simpatico degli altri, Corto Maltese, ricalca la storia di Jim, il protagonista dell'Isola del Tesoro, con Long John Silver. La Corto Maltese c'ha tutte e due le gambe, ma Long John Silver, tra tutti i pirati che cerca di uccidere Jim, è quello che è un po' più simpatico, è sempre un pirata. Quindi anche il personaggio Corto Maltese subirà degli aggiustamenti quando diventerà protagonista delle avventure in Francia con la rivista PIF, che era legata al Partito Comunista, con cui Ugo Pratt poi litigherà, perché l'ideologia di Corto Maltese è più anarchica che comunista. Negli anni 70 i cattolici volevano eroi cattolici, i comunisti volevano eroi comunisti, e un eroe anarchico come Corto Maltese, che non era né comunista né cattolico né niente, era un personaggio politicamente disimpegnato, perché poi un pirata, insomma, che può essere iscritto, che poi un pirata iscritto a un partito fa un po' ridere, no? Cioè, quindi il pirata è un personaggio assolutamente anarchico, è una rivolta contro qualsiasi forma di ordine e ordine autorità. Il pirata è questo, poi lo fa per motivi di soldi come il Rasputin, per sete di potere come il Monaco, o per desiderio d'avventura come il Corto Maltese. Ma questa deve sempre cercare con una storia. Questa storia si intreccia alla storia del Monaco. Ora, Pandora, che è anche qui la chiave del racconto, il nome non è stato scelto a caso, perché Pandora, tutti sanno che nel mito greco Pandora è l'origine di tutti i guai, no? Il vaso di Pandora. E ci si allaccia con questo nome greco alla tragedia greca, perché leggendo il romanzo con dei colpi di scena degni alla Dumas, scopriamo che Pandora e Cain vengono catturati sì da Corto Maltese e Rasputin, ma che obbediscono a questo misterioso monaco. Questo misterioso monaco, scopriamo che è intimamente legato alla famiglia dei Groenwoensvoorn, o come diavolo si pronunciano, perché questa famiglia c'è dei fratelli Rinaldo, che è un alto ufficiale della flotta inglese in Australia, che era ovviamente la colonia inglese, che è quello che deciderà di fucilare Sluter, anche se poi Sluter non a caso c'ha tutti i romanzi, è un personaggio romantico, insomma, ha fatto solo il suo dovere. Il padre di
Ecco, e qui poi il colpo di scena, ora io ve lo rivelo perché è una tragedia greca, dice, ma come se vi rivelassi che in realtà Edipo era il figlio di Laio. Oh, dice, Edipo era il figlio di Laio e sposa sua madre, dice, che okay, volete terminare, ormai lo sanno tutti. Quindi Caine e Pandora, anche Caino, perché sono i due motori che causeranno anche la rovina del povero Sluter, che è un soldato che viene trascinato dagli eventi come una tragedia greca, scopriamo che il monaco in realtà è il fratello sia di Rinaldo, sia del presunto padre di Pandora, che è un altro Brunesvor, e poi c'è un terzo zio, Thomas Brunesvor, che scopriamo che è il monaco perché era innamorato della madre di Pandora però non doveva essere un tipo particolarmente sano di mente, però la madre di Pandora decide di sposare il fratello, capite? È proprio una tragedia greca. Decide di sposare il fratello di Thomas, questi impazzisce, brucia il padiglione dove ci saranno le nozze e viene dato per morto, e poi in realtà si scopriamo che diventa il monaco, il pirata monaco. Quindi il pirata monaco e il capitano della flotta inglese sono fratelli, si combattono, ma sono fratelli. Thomas Brunsvold, diventato il pirata, combatte per i tedeschi e per soldi contro il fratello che combatte agli ordini di sua maestà. No, insomma, credo sia Re Giorgio, ma non sono sicuro. Tutto questo è da tragedia greca. Però, nota Umberto Eco, questa è la storia che il tenente Sluter racconta a Corto Maltese in una lettera prima di essere fucilato. Però Umberto Eco dice, in fondo, questa è la versione del tenente Sluter. Il monaco rimane sempre misterioso. Sarà veramente Thomas Grunesnor oppure no? Questo è il fascino di questo romanzo e chiudo perché come nota giustamente Umberto Eco, che insomma, qualche lettura l'aveva fatta, alla fine del romanzo, lo chiamo romanzo perché insomma Pandora, che poi è colei che ha scatenato tutta questa tragedia greca, penso Pandora, prima di andare via. E dice alla fine Corto Maltese e Rasputin andranno via, il pirata, il monaco scompare dall'oscurità da dove era emerso, questo presunto monaco immortale, e dice sì, Corto Maltese si è avvicinato a un vecchio relitto, Argo. Argo, dice Pandora, perché siamo in piena greci, il mito greco. Sì, Argo, ma sono io che l'ho chiamata così. Quella vecchia goletta renata, cranio mi raccontò che Corto Maltese arrivò con quella qualche anno fa. Vederlo così vicino alla sua vecchia barca mi ha fatto ritornare alla memoria il Giasone solitario, che piange vicino alla sua nava Argo tirata in secco nella foresta. C'è un bel brano nella Medea di Euripide, Corto Maltese come Giasone. Quindi addirittura Ugo Pratt rimanda non solo a Ulisse, ma il modello, perché Giasone? Perché Corto Maltese è il simbolo del marinaio. Chi fu il primo marinaio nel mito greco? E Giasone, perché Giasone doveva andare nella Colchide a recuperare questo vello d'oro, la Colchide era nel Mar Nero, e quindi doveva farsi un bel pezzo di strada, e quindi Era e Atene gli creano, cioè l'aiutano a costruire questa nave. Questo ovviamente è un mito, Euretes, quindi il primo, i greci avevano questa passione per l'Euretes, colui che aveva inventato qualcosa. Chi ha inventato la navigazione? Giasone. E Giasone è anche il protagonista di una tragedia greca di Euripide e Medea, che è una madre che uccide i suoi bambini. Pandora è un nome greco. Quindi, vedete, c'è molto da riflettere. Chiudo semplicemente notando, facendovi notare come
Graficamente l'elaborazione di Corto Maltese era già iniziata, l'ho già detto, cioè ritorna Corto Maltese ancora un personaggio in Fieri, perché nel 1969, se a questo Yanez gli togliamo i baffoni, è Corto Maltese, ma anche e soprattutto la figura di Pandora è esattamente, ecco, questa è Marianna in Sandoval, ma è esattamente Pandora, solo che in Corto Maltese ha i capelli neri e Marianna è una figura quindi femminile, tipicamente alla Hugo Pratt, e quindi vediamo come anche la riscoperta di questa. Questa non è un'opera cioè, disegnata a Corto Maltese graficamente, ma la riduzione di Mino Milani dei Tigri di Montparnasse. Quindi vedete anche poi Corto Maltese poi prenderà altre strade, anche se in teoria doveva terminare la sua strada qui. Doveva terminarla qui. Corto Maltese con uno stupendo finale, si allontana nell'Oceano Pacifico, eccetera, eccetera. Ma poi Ugo Pratt rimarrà prigioniero del suo marinaio, come Conan Doyle rimase prigioniero di Sherlock Holmes, e i francesi della PIF gli chiesero di continuare queste storie di Corto Maltese sulla loro rivista. Questo farà in modo che Sandoval rimarrà incompiuto. La prima edizione che lo Mondadori di La ballata rimane salata, che sia del 70, prosegue la collaborazione con PIF, però a un certo punto nascono dei dissapori all'interno della relazione tra Ugo Pratt, che è anche lui un anarchico, e l'ortodossia, diciamo, comunista della PID, del Partito Comunista Francese, che voleva un eroe più. Ma ovviamente Ugo Pratt è sempre stato molto legato a Corto Maltese, non l'ha mai. Cioè, Corto Maltese deve essere così. E per questo non ha mai ceduto i diritti a nessuno, si è creata una casa editrice sua per poterlo continuare con una serie di romanzi legati a Corto Maltese, esattamente come Conan Doyle, lo scozzese Conan Doyle, continua Sherlock Holmes. Oggi Ugo Pratt è morto nel 95. Sicuro, mi sembra. Infatti questa è un'opera commemorativa. Vabbè, e ovviamente dopo l'ultima opera creata da Ugo Pratt, che è Mu, che è un po' una sorta di ritorno, una ballata in mare salato, ma chiave diversa, poi magari ne parleremo la prossima volta. Dopo la morte di Ugo Pratt, ovviamente i diritti sono andati agli eredi, che è un po', ecco, da 2 o 3 anni hanno risuscitato Corto Maltese sotto il sole di mezzanotte, un'altra avventura, non mi ricordo quale, che io non ho letto onestamente, ma non perché, insomma, sì, è come chiudo, è vero, oggi Sherlock Holmes non è più soggetto a diritti d'autore, quindi qualsiasi di voi o di io, non so, io non ho nessuna voglia di scrivere romanzi Sherlock Holmes, può scrivere un romanzo con il protagonista Sherlock Holmes e va bene, come anche Dracula, quando Murnau fece il primo film di vampiri non poté chiamarlo Dracula, ma lo chiamò Nosferatu perché c'erano i diritti d'autore su Dracula. Poi era un principe romeno, non so come ci potesse essere, vabbè, lasciamo aperte, questo è il mistero del diritto d'autore, che io non indagherò. Però voglio dire, Sherlock Holmes, voglio dire, è Conan Doyle, è Ugo Pratt, è Corto Maltese Ugo Pratt, perché l'alter ego. Si può continuare certamente a scrivere storie Corto Maltese, ma Ugo Pratt ci ha messo tanto di suo, che è un personaggio secondo me difficilmente proseguibile da qualcuno che non sia Ugo Pratt. Questo può essere un bene o un male, naturalmente Dylan Dog, che è stato creato da Tiziano Scavi, prosegue anche se da Tiziano Scavi non se ne occupa quasi più di Dylan Dog.
il curatore è Recchioni, quindi però continua. Diciamo che il bene è che comunque che le storie di Corto Maltese hanno tutta una caratteristica, un suono comune, una melodia comune. Mentre un personaggio seriale che esce tutti i mesi, è ovvio che dipende da chi lo sceneggiatore, insomma, è una maschera, come la maschera di Arlecchino, no? Che è Pulcinella, che non si mette, dipende da chi c'è dietro. È ovvio che il Dirandò di Tiziano Sclavi non è quello di Recchioni, non voglio dire chi è meglio e chi è peggio, ognuno decida, ma mentre Corto Maltese è essenzialmente Ugo Pratt. Poi anche di Sherlock Holmes, forse ci sono stati romanzi dedicati a Sherlock Holmes, non scritti da Conan Doyle, Soluzione al 7%, un divertentissimo romanzo, mi sembra di Meyer, qualcuno di sì, che si narra di uno Sherlock Holmes cocainomane che va a farsi curare da Sigmund Freud, è un divertente romanzo, ma alla fine, secondo me, non lo so, insomma, se pensi a Sherlock Holmes, pensi a Conan Doyle, se pensi al Hercule Poirot, pensi a Agatha Christie, e così è, nel bene e nel male, ma questa, come direbbe sempre Jack London, è un'altra storia. E con questo vi saluto e buonasera.